Oggi vedremo come realizzare dei semplici Google Glass, ovviamente una loro pallida imitazione, ricorrendo a alcuni strumenti e oggetti estremamente semplici. Io utilizzerò una Action Cam della Sony, estratta dalla sua custodia subacquea, e una videocamera, una Action Cam piuttosto stretta e lunga, a differenza della GoPro che è prevalentemente rettangolare, che è di una qualità piuttosto elevata. Per fare l'action cam abbiamo ovviamente bisogno di un paio di occhiali. Sarà sufficiente prendere degli occhiali la cui stanghetta però sia abbastanza spessa. Per quale motivo? Perché dobbiamo inserirla tramite dei semplici elastici, perché la Action Cam, in particolare la mia Sony, pesa soltanto 84 grammi e quindi è molto molto leggera. Quindi inserirla, posizionarla verso il basso e portarla il più avanti possibile, in modo da lasciare liberi, gli elastici devono lasciare liberi i comandi. Ecco fatto. I Google Glass sono pronti, basta solo indossarli ed è quello che adesso farò. Attenzione, tolgo gli occhiali abituali, indosso la mia Action Cam e da questo momento passiamo alla visione della Action Cam. Ecco, per esempio, come potete notare, è importante perché si ha le mani libere e soprattutto si guarda esattamente, cioè la videocamera riprende esattamente ciò che noi stiamo guardando. Ok? Quindi, per esempio, se vogliamo fare un tutorial su un software o su qualche cosa, su delle notizie che ci interessano particolarmente, con questo sistema, con questi Google Glass, è abbastanza semplice farlo. Questa qui, per esempio, se vogliamo fare un tutorial su come gestire dei particolari dispositivi elettronici è molto facile. Possiamo, per esempio, indicare l'importante è appunto avere le mani libere e guardare esattamente ciò che ci interessa. Di far vedere come funziona un televisore o altre cose, si fa vedere per esempio il telecomando, ok, eccetera, eccetera. Stava in altre 5 città. Bon, a posto, ok. Naturalmente bisogna andare lentamente, ruotare la testa lentamente, perché altrimenti se si considera normalmente, come in questo caso, avviene una sequenza piuttosto mossa. Se però noi camminiamo lentamente e cerchiamo di farlo con grande lentezza, con grande semplicità, allora non ci sono problemi. Ok, alla prossima. E stop.